E oggi proprio appunto abbiamo come ospite Alessandro Fusi, Digital Analyst and Strategist in Cyber Market Web Agency. Innanzitutto lo saluto e lo ringrazio per essere qui con noi. Ciao Stefano, ciao a te, ciao a tutti chi ci sta ascoltando, insomma, sulla nostra pagina Valdezza.net e poi domani anche su Cyber Market a questo punto. Esattamente, infatti Alessandro ci ha anticipato che domani potrete rivedere la diretta di questo pomeriggio anche sulla pagina Facebook di Cybermarket. Ecco, Alessandro, innanzitutto ti chiedo di presentarti e soprattutto di raccontarci un attimino quello che è il tuo lavoro. Beh sì, diciamo infatti la presentazione fatta è un po' la dicitura quindi professionale, no? Quella che si usa in gergo molto tecnico su internet, però poi la domanda è dovuta perché poi capita spesso, no? Anche con gli amici, con tutti, dici sì, vabbè, ma alla fine te che lavoro fai, no? Perché insomma internet è un po' questo mondo a volte nei casi oscuri. E niente, io praticamente nasco come programmatore, quindi ho fatto per tanti anni programmazione di siti web. E poi con l'avvento su internet del marketing, con Google, le motori di ricerca, piano piano ho iniziato a fare tutto quel lavoro di marketing appunto per far sì che le aziende potessero far trovare il proprio sito sul sito di Google o altri motori di ricerca. E poi niente, l'evoluzione del marketing è stata così esponenziale con tanti strumenti e tante metodologie, che è iniziato proprio l'avvento del web marketing, ovvero tutte quelle attività di marketing su internet. Oggi il mio lavoro principale è quello di parlare con le aziende, conoscere un'azienda, parlare appunto con i proprietari, con chi in qualche modo all'interno dell'azienda si occupa di portare avanti la parte del marketing, e individuare delle strategie affinché un'azienda possa o per brand o per vendere dei prodotti abbia la necessità appunto di avere una presenza online adeguata ai tempi di oggi. E quindi nei progetti un po' più particolari poi mi occupo di fare anche da coordinamento come project manager tra tutte quelle varie anime che in qualche modo oggi internet diciamo, si mette in campo, no? Quindi da chi fa il sito web, da chi fa appunto la parte di analisi, da chi fa le attività sugli strumenti di web marketing. Io faccio alcune di queste parti, gli strumenti di marketing, e poi coordino i principali praticamente, progetti, lavori così. Ecco, appunto, addentriamoci un po' in questo mondo, appunto iniziando a parlare di un argomento di cui in questi tempi, diciamo, di emergenza coronavirus spesso si fa utilizzo. Ecco, magari anche chi prima non lo utilizzava, ma poi ne parleremo più avanti, ha iniziato ad utilizzarlo, ovvero l'e-commerce. Ecco, innanzitutto, se ci puoi spiegare appunto che cos'è e a cosa serve un e-commerce. Allora, diciamo, l'e-commerce nasce tanti anni fa, anche se poi ci siamo abituati a averlo, insomma, come amico più di recente, ma in realtà i primi e-commerce nascono già anche 15-20 anni fa. Erano ovviamente cose molto particolari, solamente per chi aveva insomma, la possibilità anche di fare certi tipi di investimenti. L'e-commerce in che cosa consiste? Consiste negli anni del fatto di fare commercio elettronico. Quindi l'e-commerce è appunto la traduzione in un certo senso di commercio elettronico, dove quella E davanti a commercio identifica il concetto di electronic. Quindi come abbiamo fatto le mail, le e-commerce, quindi negli anni portare l'azienda, i mezzi tradizionali delle aziende online. Quindi non si manda più la posta tradizionale, si manda le mail, non si fa più il commercio tradizionale, ma si fa l'e-commerce. Quindi questa è stata un po' l'evoluzione. Diciamo che tradizionalmente l'e-commerce identifica il fatto di avere un catalogo online, identifica anche il fatto che questo catalogo ha dei prodotti, tramite un sito web si possono mettere questi prodotti in un carrello e dopodiché si procede al pagamento online e all'acquisto. Questo è l'e-commerce tradizionale. Poi nell'arco di questi 15 anni diciamo che l'e-commerce si è evoluto in tante modalità.
ovvero ad esempio il fatto di poter fare sempre il catalogo online, avere la possibilità di mettere i prodotti in un carrello, ma al momento in cui arrivo a fare l'ordine non effettuo un pagamento online, ma appunto mando semplicemente un ordine all'azienda. Questo esempio si è rivelato molto utile nei casi in cui alcune aziende, anche più piccole o dei negozi, avessero problemi di magazzino, per cui non potessero garantire una spedizione immediata. E niente, quindi c'è stato tante evoluzioni da parte dell'e-commerce, ma tradizionalmente l'e-commerce identifica questo, la possibilità di un'attività di aprirsi al mondo di internet in sostanza. E quindi questo comporta la possibilità di vendere su un territorio molto più vasto rispetto a quello che normalmente uno ha localmente. Certo, assolutamente. Senti, come già detto, come anticipato, no? Prima, durante questa fase di emergenza, ovviamente a causa delle necessità che ci hanno portato a non poter uscire da casa, a limitare gli spostamenti, molte persone che non lo facevano prima hanno iniziato a utilizzare appunto lo strumento dell'e-commerce e quindi hanno iniziato ad acquistare online. Ecco. C'è un motivo per cui è iniziato questo fenomeno, quindi parte ovviamente dovuto appunto al lockdown, al blocco. Sì, infatti deve essere in casa, bene o male, no? Quindi sì, diciamo che questo lockdown, il fatto di come dire, essere chiusi in casa in maniera forzata, a parte che ha cambiato molto lo stile di vita e comunque ci siamo trovati in tante situazioni in cui in così breve tempo ci siamo dovuti adattare a tantissime situazioni anche a livello familiare. E quindi questo è cosa ha comportato? Ha comportato in un contesto generale dove fondamentalmente in maniera esponenziale si è accelerato quel processo di avvicinamento delle persone all'utilizzo di strumenti digital, agli strumenti di internet. Quindi diciamo sì, vedo ormai anche a casa anche figliola, per dire no, nel senso che comunque non potendo più uscire con gli amici si sono ritrovate a fare delle chiamate con WhatsApp, no? Per magari stare un po' in compagnia. Quindi stessa cosa è successo non solo con chi in qualche modo con gli strumenti digital c'è nato, ma anche con tutte quelle persone che normalmente erano un po' restie all'utilizzo di internet. Quindi diciamo che oggi anche WhatsApp, Skype, videoconferenze con Zoom, GoMeeting, alla fine sono diventati strumenti abituali anche per chi non avrebbe mai pensato neanche di usarli, no? E quindi si sono trovati questi nuovi strumenti come amici dell'uomo e non più come qualcosa di sconosciuto. E in un certo senso mi piace pensare al fatto anche che questo processo ha portato a un cambiamento importante, cioè a una rivincita da parte di alcuni strumenti di internet, o comunque la rivincita di tutta quella parte di internet che veniva vista in maniera il male, no? Nel senso internet che non porta a chiudere rapporti umani, non porta a porti di isolamento, non porta ad avere rapporti appunto tra le persone, e qui è come se avesse avuto un po' una rivincita, perché comunque si è rivelato uno strumento fondamentale appunto per non sentirsi più isolati. Pensiamo all'immagine dei tablet, delle videochiamate, delle persone in ospedale non potevano essere visitate dai parenti, appunto stare insieme tra amici, farsi gli auguri per un compleanno, quindi insomma a lavorare, perché poi alla fine ora si parla tanto di smart working, no? Magari nessuno prima, tanti ne avevano neanche sentito parlare, o lavoro agile, come viene chiamato anche in altro modo. E quindi niente, questo stare chiusi in casa ha portato a questo cambiamento culturale e anche al fatto di avere più tempo. Quindi noi vediamo anche da tante statistiche di tanti siti su cui lavoriamo che comunque le statistiche, gli accessi ai siti sono cambiate tantissimo. In alcuni casi sono diventate veramente esponenziali da un punto di vista della crescita. Poi purtroppo abbiamo anche dei settori come quello del turismo dove il calo invece, cioè gli accessi sono completamente calati. Però in un contesto normale c'è molto più utilizzo di internet.
E niente, quindi questo approccio più amichevole da parte di tutte quelle persone che anche prima non usavano internet o tutti questi strumenti di internet li ha avvicinati al mondo anche degli acquisti online, che quindi intanto in alcuni casi è stata anche una necessità quello dell'acquisto online. Immagino alcuni casi in cui i negozi erano chiusi, non potevo acquistare e quindi avevo la possibilità di andare online e acquistare quello che non potevo acquistare in negozio, oltre al fatto di poterlo avere, diciamo, a casa. E poi appunto il fatto che non c'è più questo internet acquisti online, pericolo, truffe, carte di credito clonate, tutte queste cose. E quindi questo ha portato sì a questo, diciamo, fenomeno esponenziale dove c'è una statistica ora di recente, di inizio mese, di Forbes, che dice che bene o male il 75% degli acquisti degli utenti che hanno acquistato online nel mese di marzo non l'avevano mai fatto prima. Quindi è una cosa che quindi, insomma, ci dà il dato veramente importante di questo cambiamento culturale su internet. Ecco, questo cambiamento culturale, come l'hai definito tu, in questo momento, è possibile che, questa tendenza comunque possa continuare anche nei mesi successivi? Ma allora diciamo sì, secondo me sì, perché io in questi giorni, bene o male, ho avuto la possibilità di, insomma, anche per il lavoro, di sentire tanti interventi sia di professionisti del mio settore, ma anche di tantissimi altri settori o anche imprenditori, dove bene o male stanno rivoluzionando le aziende, il modo di lavorare. Quindi fondamentalmente ci dovremo abituare a un nuovo mondo. Insomma, se si pensa bene anche agli ultimi interventi fatti, insomma, dai tuoi ospiti nei giorni scorsi, l'ultimo lunedì, martedì scorso, dicevano appunto come il Covid, questo Covid-19 in qualche modo quindi porterà tanti cambiamenti in tanti settori. Lui parlava del vino, ma pensiamo, hai fatto l'intervento con per la Trigano in questi giorni, quindi gli ambienti di lavoro. L'altro giorno c'era Marco Rossi, parlava del settore del turismo e tutti bene o male hanno ripetuto le stesse cose, ovvero che quindi domani non sarà più come era prima. Non sarà più la stessa cosa, quindi scordiamoci di tornare a quella che era la normalità di prima, torneremo solamente alla normalità perché insomma, questo coronavirus prima o poi finirà, ci sarà un vaccino o quello che sarà la soluzione, torneremo alla normalità, ma sarà una nuova normalità, non sarà la normalità di prima, quindi il processo è mai iniziato, il passato non sarà più quello che era. E quindi diciamo sì, l'acquisto online farà parte di quella che sarà la nuova normalità. Quindi questo 75% di persone che si sono acquistate, di nuovi utenti che sono avvicinati all'acquisto online, non è che di punto in bianco non faranno più un ordine online. Hanno visto che l'acquisto online è qualcosa che può essere utile, può essere pratico, può essere semplice. E quindi in qualche modo questo processo appunto è iniziato e quindi chi si è quindi avvicinato al discorso di internet e di acquisto online non è che di punto in bianco lo rifiuterà e quindi appunto l'acquisto online sarà parte integrante di quello che sarà il nuovo mondo, la nuova normalità di tutti noi. Questo comporterà anche un cambiamento per gli e-commerce, secondo il mio punto di vista, perché anche gli e-commerce in qualche modo, secondo me, un po' in alcuni casi si dovranno trasformare, si dovranno adattare a quelle che saranno anche le nuove esigenze, non solo delle aziende, perché abbiamo la grande azienda, ma abbiamo anche la piccola azienda o il negoziante, come lo chiamiamo in qualche modo a Poggibonsi in senso anche amichevole, no? Che identifica bene o male la persona sta dietro al banco e che non è semplicemente una persona che ci serve, ma in alcuni casi diventa anche un amico. E quindi diciamo ci dovrà essere un po' questo cambiamento sicuramente anche da parte degli e-commerce, secondo Senti, al netto anche di tutte le informazioni che ci hai dato finora, di quello che abbiamo detto, volevo chiederti quanto può essere importante secondo te per un'attività essere presenti appunto con un e-commerce, cioè utilizzare questa nuova opportunità, questa me. Sì. opportunità
Sì, certo, il fatto di avere, ma allora, diciamo, anche qui secondo me, se vale tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, per tante attività sarà fondamentale essere online con in qualche modo una forma di acquisto online, la possibilità di far acquistare online i propri clienti e quindi avere un e-commerce. Poi ovviamente non è che possiamo generalizzare, stiamo parlando in senso generale, poi ogni casistica andrebbe analizzata nel suo specifico. Però in senso generale, quindi intendendo l'e-commerce nel suo senso più ampio, in tutte le sue modalità, che poi ci potranno essere, in qualche caso forse anche qualcosa di nuovo, sarà fondamentale per le aziende essere online, quindi aziende, negozi e tutte le attività, tutte le attività commerciali. E niente, questo perché in qualche modo diciamo sì, da un lato ci sarà una trasformazione dell'e-commerce perché non ci sarà solamente il classico processo catalogo, metto nel carrello e acquisto. Già rispetto ai primi e-commerce, oggi tanti chi acquista online sa che durante un e-commerce posso comunque aderire a un'offerta, posso avere un buono sconto. Posso avere un codice promo riservato per me che sono un cliente abituale, per cui già alcuni cambiamenti negli anni ci sono stati a parte degli e-commerce e questo ci sarà anche ora, nel senso che non ci sarà più solamente questa modalità classica, ma mi immagino all'e-commerce dove appunto uno fa l'acquisto, lo mette nel carrello e poi può ovviamente pagare, ma non mi arriva la merce a casa, ma posso andare a ritirarla in negozio. Questa è una modalità che in qualche caso è già iniziata sulle grosse catene, no? Dove appunto Certo. hanno acquisto da un magazzino centralizzato online, però poi posso andare a ritirare la merce già pagata nel negozio, diciamo, più vicino della catena. Quindi questa cosa che è iniziata per alcune catene, secondo me, si riporterà anche in un contesto aziendale più classico, quindi anche per tante altre aziende, ma anche per tanti altri negozi. Oppure, quindi già il fatto questo, alcuni supermercati hanno iniziato la possibilità di prenotare la spesa e poterla andare a ritirare per evitare di fare le file e quindi velocizzare anche questo processo che oggi è una necessità, ma ripeto, secondo me poi dalle necessità, le buone abitudini, quando ci si abitua a qualcosa di buono, è poi difficile anche tornare indietro. Mantieni, quindi dici. E quindi sì, infatti. E poi, che ne so, oppure penso anche al discorso della consegna a domicilio, quindi in qualche modo faccio l'acquisto, magari faccio anche il pagamento, perché magari mi torna più comodo anche fare il pagamento, e poi magari non vado, non mi arriva il corriere a chi sei a casa, non vado a ritirare in negozio, ma magari mi viene fatta la consegna a domicilio, quella consegna a domicilio che oggi appunto per tanti negozi è diventata una necessità, no? Cioè, è stato un modo per, una volta che c'è stato il lockdown, una volta che tanti negozi erano chiusi, è stato un modo per portare i negozi a casa delle persone e quindi non essere completamente fermi. Quindi anche questa è un'altra possibilità. Quindi è una nuova possibilità che poi mette insieme l'acquisto online e quindi il virtuale dal mondo reale, no? Perché appunto ci potrà essere, come in questi casi, il negoziante stesso o la persona del negozio che prima mi serviva dietro al banco che ora mi viene a portare poi la roba a casa e magari anche quella può essere l'occasione per fare quelle due parole che normalmente avrei fatto dietro al banco e comunque in negozio, no? Quindi niente, quindi le persone secondo me una volta che saranno un po' abituate a queste manterranno queste buone abitudini. Così come per tanti negozianti e per tante attività che hanno scoperto queste nuove opportunità che prima non avrebbero mai pensato di poter avere, secondo me anche per loro sarà importante capire che queste modalità possono essere una nuova forma di commercio di quando ci si, giustamente poi anche in alcuni casi, lamentava, no? Dei grossi colossi, vedi Amazon, eBay, tutte queste situazioni qui, dove bene o male portavano via commercio dal territorio, no? In un certo senso. Per cui questo adattamento ci sarà e quindi in conclusione io penso che il fatto che per alcuni negozi, anche o attività locali, non avere una forma di acquisto online, come se in qualche modo poi, per rivolgermi a tutta la nuova massa di persone che potrà acquistare online, è come se in qualche modo io non avessi un negozio nella via principale del paese, in un certo senso, no? Quindi
Secondo me sarà una scelta importante. Senti, a proposito, appunto, abbiamo parlato della crescita legata appunto all'utilizzo dell'e-commerce, ma volevo chiederti anche a quale tipo di mercato ci si rivolge appunto attraverso l'utilizzo dell'e-commerce. Questa è una bella domanda. Quindi anche qui, ora, permettetemi, insomma, di fare un ragionamento generale, nel senso che comunque non posso dare, cioè, devo parlare un po' in generale un po' a tutti, perché, cioè, chiaro, si rischia di andare un po' per qualcuno nel vago, ma il discorso è che il commercio elettronico, una volta che ho un sito internet è uguale mondo, nel senso internet ti apre a tutto il mondo, per cui c'è un po' questa idea generale che faccio l'e-commerce così almeno posso vendere tutto il mondo, no? A volte si è sentito dire, però è un po' un modo per banalizzare la cosa, ma effettivamente è vero, anche se poi nella realtà non lo è, perché non è che vendi a prescindere in tutto il mondo. Però quindi qui i mercati sono veramente di tutti i tipi. L'e-commerce dovrà essere in qualche modo sempre di più, lo è già oggi secondo me importante, ma lo sarà ancora di più per i motivi che ti dicevo prima, nel futuro. Dove un e-commerce sarà come un abito, in un certo senso, no? Quindi abbiamo l'abito, passami il termine, quello industriale, quello che troviamo nelle grosse catene, che appunto andiamo lì, lo troviamo già esposto, lo guardiamo, ce lo proviamo, e bene o male è lo stesso abito che viene venduto in tutta Italia e magari in altre parti del mondo uguale. Si passerà, e quindi ci potrà essere questo tipo di e-commerce, un e-commerce importante, uguale per tutti, che si rivolge alla massa, ok? E come nell'abito, posso avere appunto l'abito sartoriale, dove in qualche modo ho il rapporto con il sarto stesso, magari mi fa l'abito, o il negoziante che in qualche modo mi prende le misure, comunque conosce i miei gusti, mi sa consigliare, quindi una cosa cucita su misura. Anche in questo caso ci sarà la necessità di avere, appunto, ecco perché dicevo prima, degli e-commerce costruiti un po' su misura in base alle esigenze dell'azienda. Questo cosa vuol dire? Che avremo delle aziende più importanti con anche capacità di investimento più importante, che potrà avere un grosso e-commerce che si rivolge alla grossa massa di persone, e potrà vendere veramente in tutto il mondo, cioè potrà vendere all'estero, in tutto il mondo, ma non che vendono in tutti i paesi, in tutto il mondo, nel senso che potenzialmente possa aprirmi a tutti i paesi del mondo, però è chiaro che ci deve essere comunque un obiettivo ben preciso anche nel vendere all'estero. Ci sono casi in cui potrò vendere appunto a livello nazionale, in tutta Italia, ma ci sarà la grossa rivoluzione, secondo me, la grossa novità, che sarà quella di pensare all'e-commerce anche a livello locale. Cosa che nessuno finora aveva, secondo me, pensato o valorizzato. Quindi mi posso aprire al mercato estero, al mercato nazionale e al mercato locale. Voglio fare anche qui un po' una precisazione, però, perché l'e-commerce è stato aperto a tanti concetti, che poi funziona, ha salvato la mia azienda, a concetti completamente opposti dove. Come dire, cioè, è stato un fallimento, non serve a nulla, non funziona. Cioè, purtroppo non è che la stessa soluzione può servire a tutti. Quindi, aprire un e-commerce è come aprire un negozio fisico per certi aspetti. Quindi, cioè, non è che apro un negozio così a caso, in maniera appunto fisica, senza fare alcune valutazioni, che può essere la zona dove apro, se nella città dove apro ha senso vendere quel tipo di prodotto. E anche queste valutazioni che in qualche modo, cioè, se lo faccio in una zona o faccio in un'altra, sono tutte cose che se apro un negozio fisico, diciamo così, anche istintivamente, senza un professionista, tendo a fare, no? Su un e-commerce spesso non si fa queste valutazioni, quindi magari vado a vendere un prodotto che online non ha, penso di poter vendere online un prodotto che non ha, appunto, online non ha mercato, oppure il fatto che non penso a un problema di spedizione o una logistica, e questo ti posso assicurare, parlando con tanti clienti, insomma, con cui mi è capitato di parlare di e-commerce, cioè già il fatto della spedizione e della logistica
che è una cosa fondamentale per l'e-commerce, non l'avevano neanche presa in considerazione. Però sono sicuro che se uno apre un negozio fisicamente non pensa minimamente di aprire un negozio senza fare un contratto di corrente elettrica, perché nel senso che non faresti nulla se non hai corrente in un negozio. Quindi c'è questo aspetto importante che secondo me su un e-commerce è fondamentale o documentarsi, ma documentarsi veramente bene, o se no ovviamente farsi quindi consigliare da un professionista, anche solamente come consulenza iniziale, ma perché comunque cioè, questo aspetto è importante. E quindi rivolgersi a un professionista per aprire un e-commerce è una cosa fondamentale, e poi uno può decidere se farlo o non farlo, ma comunque avere comunque già un'analisi di mercato per capire se è il caso, se quel prodotto che vuoi vendere online ha mercato e dove ha mercato, è già un aspetto importante. Dicevo dell'e-commerce a livello locale. Fino ad ora fare un e-commerce era per vendere fuori, cioè ho un negozio, ad esempio, un'attività locale, voglio aprirmi a un mercato molto più ampio, apro un e-commerce. Certo. Mentre vendere localmente voleva dire semplicemente fare il negozio e aspettare le persone arrivassero in negozio, appunto, no? Quindi Aprire e quindi aspettare che, certo. Sì, devo aprire il negozio, aspettare che le persone arrivino. negozio, aspetto le persone che vengono in negozio, che sono le persone del luogo. Assolutamente. In realtà, questi processi di cui abbiamo parlato prima ha portato ad avere questo fatto che uno mi chiama fondamentalmente, e quindi che fa? Mi ordina della roba e poi io vado a portarla a casa. Ora lo facciamo per un discorso di esigenza, lo facciamo magari per poche persone, ma se questa cosa prende piede, come secondo me sarà, diventa un discorso anche problematico del lavoro. Quindi dovrò gestirlo questo flusso di ordini, queste consegne, queste preparazioni, eccetera, eccetera. Quindi il fatto che un e-commerce, avere uno strumento come un e-commerce anche per un negozio, un'attività locale che mi permetta di far sì che i miei clienti, quando non possono venire in negozio, possono andare sul mio sito e comprare i miei prodotti online e poi appunto venire a ritirare in negozio o andare a portarli a casa, eccetera, eccetera, sarà una nuova apertura di forme di e-commerce anche a livello locale. Quindi saranno nuove opportunità per anche negozi, perché il coronavirus o il Covid-19, come vogliamo chiamare, ci ha di punto in bianco inseriti in un contesto drammatico, no? Per certi aspetti, non solo di salute, ma anche per chi sta bene, nel senso che per chi non ha contratto il virus, stare comunque chiusi in casa, insomma, non è semplice. Quindi, in un contesto drammatico, possono nascere però nuove opportunità che in qualche modo il commercio deve saper sfruttare, insomma, deve saper cogliere. Chi sarà bravo a cogliere queste opportunità avrà il vantaggio di poter uscire prima da questa crisi. Perché dire che l'e-commerce a livello locale? Perché abbiamo visto tutti le bandiere alle finestre, il fatto di stare insieme a cantare alle finestre, questo senso di patriottismo, no? Insomma, abbiamo riscoperto un senso di patria, di appartenenza al territorio, di valori umani, di E di comunità in un certo senso. sì, necessità anche di stare insieme, quindi valori di aiuto reciproco fra le persone, e quindi il fatto anche di comprare insomma roba italiana, si parla di andare in vacanza in Italia, come si diceva nel turismo, quindi questa cosa porterà a fare acquisti anche in maniera diversa. Non ci scordiamo che acquistare online non è solo un'abitudine, o perché fa tendenza, o perché in qualche modo mi sono abituato a acquistare online, è molto più pratico e veloce, ma in alcuni casi è anche un'esigenza. Cioè, immaginiamoci chi oggi acquista online perché lo fa la sera dopo cena a casa, perché durante il giorno non ha la possibilità di andare in un negozio o andare in un'azienda. Ora, non guardiamo magari anche da noi o Givonzio, delle realtà tipo le nostre, dove anche spostarsi è abbastanza facile, ma pensiamo anche alle grandi città, dove comunque uno spostamento può essere anche di 30, 40, 50 minuti o più di un'ora. Quindi in alcuni casi l'e-commerce, l'acquisto online è anche un'esigenza. Quindi se c'è il fatto che guarderemo anche a questi valori che dicevo prima, ci sarà
l'attenzione anche da parte di tante persone ad acquistare, a voler acquistare da aziende locali che possono essere del mio territorio, appunto della mia città, e quindi magari la stessa cosa che posso comprare su Amazon oggi in maniera così generica, magari posso farla, se posso farla acquistando nel negozio della mia città, magari lo faccio, perché invece che valorizzare il colosso, diciamo, Amazon, voglio valorizzare l'azienda locale. E quindi, diciamo, ecco perché è importante, secondo me, questa novità che, secondo me, ci sarà di poter sfruttare l'e-commerce anche a livello locale. Senti, un ultimo intervento se lo volevo chiedere sul tema del local marketing. Da questo punto di vista, ecco, prendendo in considerazione anche l'ormai speriamo prossima fase 2, ovviamente ci sarà una riapertura graduale sia per quanto riguarda le attività commerciali che potranno tornare al lavoro, le imprese, e poi si riapriranno ovviamente anche quelli che sono i confini. Tra i comuni, ad esempio, sembra che ci si potrà spostare all'interno della regione e così via. Ecco, al netto anche di tutte le considerazioni che abbiamo fatto con te questa sera, se ci puoi dare, ecco, ci puoi dire cosa consigli per quanto riguarda appunto il local marketing? Allora, il local marketing, diciamo sì, se specialmente verrà confermato quello che è il mio pensiero, che però non è il mio pensiero, ma mi sembra sia ormai diventato il pensiero di tanti, il local marketing acquisterà un valore ancora maggiore, anche sull'esempio degli e-commerce locali, come si diceva prima, no? Il local marketing ha un vantaggio rispetto al marketing più generale per il nazionale o per l'estero, che in qualche modo è molto flessibile, dal punto di vista anche proprio degli investimenti, ok? Quindi abbiamo la possibilità di fare un'attività di local marketing anche con investimento minimo. E questo è importante perché si può adattare alla grande azienda, fino veramente alla piccola azienda o al piccolo negozio. Questo perché ovviamente rivolgersi a un pubblico più piccolo, perché numericamente è più piccolo a livello locale, ovviamente anche l'investimento economico, appunto, può essere minore. Faccio un esempio: il discorso dei social. Se pensiamo anche dal punto di vista di Facebook e Instagram, che sono oggi quelli più conosciuti. Cioè, un conto è dover sponsorizzare, fare degli investimenti di sponsorizzazione per raggiungere 40-50 mila persone, no? In un ambito locale e non milioni di persone a livello già nazionale. Pensiamo anche al fatto della stampa online, come questo appunto Valdezza.net, no? Cioè, fare un banner pubblicitario, fare comunque pubblicità su Valdezza.net, su fare un redazionale dove in qualche modo si dà una visione diversa, si racconta, ecco, l'importanza anche del racconto, no? Come diceva ieri l'altro, anche qui Minghi, l'importanza del racconto anche tramite un redazionale, cioè avvicinarsi a un investimento della stampa locale online non è come fare appunto pubblicità sul Sole 24 Ore, ora per dire un Assolutamente. giornale online, per cui l'investimento è minore. Penso anche a Google, cioè la possibilità di pubblicizzare la propria attività, il proprio e-commerce, i propri servizi, il proprio negozio in generale su Google. Quindi nel momento in cui l'utente va su Google perché cerca un qualcosa, ha un'esigenza, io posso venire fuori con la mia azienda per dare una risposta all'esigenza dell'utente. Anche qui faccio un esempio, cioè se già facciamo un investimento di 300 euro nell'arco di un mese di budget di Google, è una cosa molto più accessibile che non di investimenti molto, molto più importanti per raggiungere un mercato a livello nazionale. Quindi, questi sono tutti gli aspetti che in qualche modo si adattano quindi sono flessibili, come dicevo prima, perché si adattano a ogni tipo di attività. Quindi, l'importante è che uno capisca che deve fare un investimento che sia proporzionato al proprio fatturato, ai propri utili, a quello che è, però definisce una percentuale e sulla base di quello che uno è il budget che può investire su internet, possiamo fare un piano fondamentalmente di marketing a livello locale.
Questo per dire gli investimenti economici, cioè gli strumenti dove bisogna investire anche a livello economico. Poi però ci sono anche degli strumenti comunque completamente gratuiti. Penso alla scheda di Google, la scheda aziendale di Google, no? Quella che in qualche modo siamo abituati a vedere anche su Google Maps, che si chiama, cioè, si chiama Google My Business, che appunto è uno strumento completamente gratuito, come la maggior parte degli strumenti di Google. Però ha un'importanza fondamentale, cioè Google ha investito tantissimo in questi ultimi anni nel valorizzare e nel migliorare queste schede aziendali e quindi sono fondamentali per poter avere una presenza locale. Ora, anche qui c'è il risvolto negativo. Cosa vuol dire? Che se già qui parto da zero e quindi devo inserire la mia azienda da zero, già più semplice e quindi già anche un'attività fai da te, tra virgolette, potrebbe essere sufficiente. Ma in molti casi dove le aziende sono già inserite, che a suo tempo Google ha iniziato questa cosa con un accordo tanti anni fa, con pagine, tantissimi anni fa, con pagine gialle, e quindi molte aziende sono già inserite. E diciamo sì, per esperienza posso dire che in alcuni casi prendere in possesso, entrare in contatto, cioè prendere proprietà della propria scheda già presente su Google, in molti casi non si è rivelato molto, molto facile. In alcuni casi è proprio necessario intervenire anche contattando l'assistenza diretta di Google. Quindi diciamo che anche qui, secondo me, inizialmente il consiglio che do è che se uno non ha molto tempo da investire autonomamente extra al lavoro che deve fare ognuno tutti i giorni, secondo me rivolgersi a un professionista per una consulenza iniziale, un aiuto iniziale. Poi magari in base agli investimenti che potrà fare, potrà andare avanti anche da solo. Però un inizio con, insomma, essere aiutato da un professionista, secondo me, è importante perché l'identità online è fondamentale. Sai quante volte mi è capitato di persone che hanno appunto queste schede aziendali e non hanno neanche l'accesso alla scheda aziendale. Quindi qualcuno è in possesso della scheda aziendale della tua attività. È come se in qualche modo ci fossero altre persone che hanno le chiavi del tuo negozio. In un Certo. contesto normale non esiste. Su internet esistono anche queste situazioni. Quindi bisogna far passare un messaggio importante che la tua identità online vale quanto quella offline. Non è che è una cosa virtuale dove tutto, cioè, non esiste. Il virtuale oggi è qualcosa che poi ha a che fare anche con il contatto umano, insomma, ecco, il racconto, il planning e tutto. E quindi niente, poi ad esempio ci sono altre possibilità, sempre sia su Facebook che su Google My Business, la possibilità di poter mettere dei prodotti, anche qui non sono tutti uguali, perché magari dice, ma come, mi avevi detto che potevo mettere i prodotti sulla scheda di Google My Business o potevo mettere magari una vetrina su Facebook? Non per tutti è uguale, non per tutte le tipologie di attività è questa cosa. Per cui ecco perché è importante anche sapere quello che si può fare o non fare con un determinato strumento. Però già avere dei prodotti anche sulla scheda di Google My Business o avere una vetrina sulla pagina di Facebook è un modo per far vedere cosa ho, cosa non ho, cosa faccio. E poi, ad esempio, sempre sulla scheda di Google My Business posso mettere un link alla pagina di prenotazione o nel caso in cui i ristoranti, gli alberghi si può fare prenotazione così, oppure per i negozi si può mettere dove potete ordinare magari. Quindi ecco che qui ci si ricollega, magari lì potrei mettere un link al mio e-commerce dove poter ordinare i miei prodotti e quindi anche se è rivolto a un mercato locale. L'ultimo aspetto può essere il discorso, anche qui rientra in gioco un po' l'e-commerce, secondo me, degli strumenti cosiddetti asincroni, no? Cosa vuol dire? Cioè, io mi immagino sempre, le faccio esempio dell'attività locale piccola o del negoziante che in qualche modo apre il negozio, deve stare dietro al banco, deve mettere a posto la roba, deve servire e tutto. Quindi, a meno che non sia un grandissimo negozio, fondamentalmente possono essere una, due, massimo tre persone. E niente, quindi se in questo caso devo gestire anche un e-commerce, come in questo caso, ora facciamo esempio di chi in qualche modo sta avendo l'ordine, li porta a casa, fa la consegna a domicilio, ma nel frattempo ha il negozio chiuso. In un contesto normale il negozio sarà aperto. Aperto, certo. Avere uno strumento, come può essere anche qui dico l'e-commerce, perché gli strumenti asincroni possono essere appunto farsi fare gli ordini o contatti via SMS, via WhatsApp,
via Messenger di Facebook, ad esempio, no? Quindi, o anche le mail, ad esempio. Quindi avere un qualcosa che mi fa da raccoglitore degli ordini che poi posso andare a gestire nel momento in cui ho il tempo, o perché sono chiuso il negozio, o perché fra un cliente o un altro non ho, se non ho nessun negozio, posso gestire questa cosa qui. Anche l'e-commerce rientra in questo discorso, secondo me, dei mezzi asincroni, dare la possibilità di acquistare online, mi arriva l'ordine, magari anche già pagato, per cui non devo stare a fare la gestione poi dei resti e tutte queste cose qui, ho già incassato i soldi, devo semplicemente impacchettare la roba e consegnarla a un corriere o portarla a casa o aspettare che il cliente venga al negozio da me a ritirarlo già pronto, e quindi anche chi ha furia, nei momenti in cui uno ha furia, deve fare una cosa veloce, passa al negozio, ritira la merce e va via, in sostanza. Assolutamente, io in chiusura volevo appunto ringraziarti per il tempo che ci hai dedicato, sei Alla stato fine, insomma. molto produttivo. Poi magari ecco, prossimamente torneremo a parlare con te di altri temi, sicuramente ci farà piacere. Volentieri. È stato molto interessante questo pomeriggio. Io vi voglio ricordare, come abbiamo detto all'inizio della diretta, che la nostra chiacchierata, la nostra intervista sarà disponibile anche domani sulla pagina Facebook di Cybermarket. E vi saluto qui, ringrazio ancora Alessandro Fusi Grazie a voi, è stato un piacere e un saluto a tutti. e vi do appuntamento appunto per domani per altre delle nostre dirette, sempre sui canali, sulla pagina Facebook di Valdelsa.net. Ciao a tutti e grazie. Ciao. Ciao.